Da quanto appare sui giornali, dovrebbe esistere una relazione geologica che interroga diciamo, gli esecutori dell'opera sulla necessità di interventi di carattere idraulico che riguardano il cosiddetto Rio Sant'Ugo, che, come affermava il giornale, era già stato nel passato un rio che aveva creato delle problematiche di carattere idrogeologico. Avevamo chiesto con un accesso agli atti, come meglio un potere di acquisizione, di sapere se era arrivata a Regione Liguria questa relazione, e ad oggi non c'è ancora arrivata questa relazione, ma la domanda è questa: sapere, diciamo, se questi approfondimenti geologici in corso possono incidere sull'intervento in oggetto e se sono già stati stimati gli eventuali impatti economici da parte del soggetto attuatore, perché è ovvio che se ci fosse la necessità di implementare le opere, di intervenire in una maniera più radicale, questo, diciamo, aumenterebbe i costi dell'investimento, e quindi questo potrebbe anche comportare una rimessa in discussione dei 20 milioni di euro che Regione Liguria ha messo a disposizione perché venga fatta. E quindi siamo, diciamo, dovremmo chiedere a che punto è: uno, se c'è una relazione geologica, perché a noi non l'hanno ancora data; due, che approfondimenti si stanno facendo nel caso positivo e se avrà un impatto sul costo dell'opera, perché dovrebbe essere realizzata entro il 2024, ha dichiarato il sindaco Bucci, ma ad oggi, metà 2022, non c'è neanche uno studio di fattibilità, siamo ancora in una fase molto 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 preliminare, e vorremmo avere una chiarezza, visto che la regione è direttamente impegnata in questo progetto di ristrutturazione. Grazie consigliere Garibaldi, prego assessore Giampedrone per la dichiarazione della giunta. Grazie presidente. Il Rio Sant'Ugo, citato dall'interrogazione del consigliere Garibaldi, è un canale di drenaggio urbano, è un canale interamente tombinato, drena una superficie pari a circa 0,8 km quadrati, è a monte dell'area dove sorge la stazione ferroviaria di Genova Principe e sfocia nel rio Lagaccio, alcuni metri prima dello sbocco a mare dello stesso rio. Dal punto di vista amministrativo, però, non appartiene al reticolo idrografico regionale, essendo completamente tombinato, privo di versanti naturali. Posso, presidente? Prego, prego. Un po' e di nel silenzio, quale no. Confluiscono solamente acque di drenaggio urbano. Questo canale, pertanto, non è soggetto né alla disciplina pubblicistica del demanio idrico, né alle normative di piano di bacino relative al reticolo idrografico. Si precisa che l'esclusione dal reticolo regionale non elimina la necessità comunque di valutare gli interventi di adeguamento della sezione idraulica, anche di carattere statico-strutturale, oltre che la necessità di accessibilità per interventi di carattere manutentivo, che sono però tutte competenze del Comune. Nell'ambito del procedimento di conferenza dei servizi, che è una conferenza dei servizi semplificata, modalità sincrona, relativa al progetto di recupero dell'edificio NBIC, indetta dall'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, è emersa una possibile interferenza fra le opere progettate e il tracciato del suddetto canale, e come specificato quindi al punto precedente, la competenza a verificare gli impatti del progetto sul canale e gli eventuali interventi di adeguamento sono del Comune di Genova. Grazie. Grazie assessore Giampedrone. Chiedo al consigliere Garibaldi, prego consigliere Garibaldi per la replica. Chiederei se possibile, diciamo, anche la copia della risposta. Da quanto ho capito è un rio non significativo, come con dicitura che sì, rio non significativo, che è il modo per dire che non è di tua competenza, se ne deve occupare qualchedun altro. Però qualcheduno se ne dovrà occupare. Dipende chi se ne deve occupare, ma qualcheduno se ne deve occupare. Allora, prendiamo atto che la regione dice che sono problemi del comune, il comune adesso bisognerà sollecitarlo in questa direzione per capire se questa cosa aumenta i costi. Però non è del tutto vero che non c'è una competenza, diciamo, e un impatto, perché, lo ripeto, su quell'opera c'è un investimento economico molto rilevante, potenziale, da parte di Regione Liguria, quindi penso che ci sia l'interesse a verificare direttamente anche come Regione Liguria se
l'aumento dei costi, gli impatti significativi, la verifica di nuovi interventi necessari per l'opera non comporti anche uno scostamento degli impegni che Regione Liguria ha messo in campo per la riqualificazione di quell'edificio, anche perché sono 20 milioni di euro potenziali, non vorrei trovarmi nella prossima finanziaria ad avere una norma che dice che invece di 20 diventano 30 o 40, perché comunque l'opera in oggetto ha bisogno di costi maggiori. E dato che nessuno di noi ha diciamo così, la possibilità di gestire così facilmente le risorse pubbliche, si è scelto di fare questo con una logica di recupero di un bene importante, e non si può pensare che le modifiche di questo intervento possano poi ricadere sugli investimenti che in quel caso verrebbero con quelle risorse sottratte ad altri oggetti. Quindi vorremmo approfondirla, ovviamente verificheremo se ci sono le condizioni per un'audizione in commissione, però mi pare che vada monitorato anche dal punto di vista dei costi che Regione Liguria ha investito su quest'opera. Basta. Grazie consigliere Garibaldi, andiamo avanti con loro.